Sammy, è una nuova ricetta di gomme da masticare? Sì, voglio creare un nuovo fantastico gusto per le Ubba Bubba. E se provassimo a mischiare i gusti esistenti? Non ci avevo pensato. Devo scriverlo. Per quale motivo? Sarà meglio cominciare a farlo subito, no? Wow! E come li mescoleremo? Li dovremo assaggiare. Ci serve un buon distributore di gomme per proporre tutti i tuoi gusti preferiti. Ah, capito! Mi stai chiedendo di lavorare a un nuovo progetto. Hai intenzione di rifiutare? No, no! Ciao ragazzi! Benvenuti al nostro incredibile e spettacolare episodio in cucina con le gomme di Sammy! Ma prima cominceremo con il progetto, non dimenticarlo! Comunque è molto simile a quello che avviene in cucina. Qui abbiamo gli ingredienti, gli strumenti e anche dei coloranti, non commestibili però! Iniziamo facendo un pancake di cartone. Ecco qui! Ma dovrebbe avere i bordi irregolari, Sue! Tu li cucini sempre così! Sì, lo so, ma questa volta avrà una forma perfettamente rotonda. Cominciamo a tagliare facendo attenzione. È solo un momento! Forza, Sue! Spendi! Questa era la parte più facile! Siete pronti per il prossimo livello? Eh? Io so di essere pronto! Wow, Sammy, sei diventato Superman adesso? Sei venuto a salvarci? Cosa? No! Significa Sam lo slime e sono venuto ad aiutarvi! Grande! Allora puoi fare un altro pezzo uguale al precedente? No, questo no! Oh, beh, allora forse troverò un altro modo! Questo filtro Snapchat mi fa sembrare fantastico! Oh, Sammy, sembra che Ubba Bubba possa aspettare allora! No, mi sono solo distratto un attimo! Ok, allora aiutami con le aperture per i nastri di gomma da masticare, i pulsanti e il regolatore. Sam lo slime è qui per gli amici, le creazioni e le gomme Ubba Bubba. Sam, è scappato di nuovo. Non ti fidi per niente di me, Susan. Beh, ti ho portato due grandi sorprese. Wow, grazie Super Slime, è fantastico. I cerchi grandi sono finiti. Dobbiamo fare quelli più piccoli. Faremo tre bobine, una per ogni gusto di gomma da masticare. Capito, ragazzi? È facile! Scusa, ma stavolta non ci servirai. Vabbè, forse la prossima volta. Sammy, abbiamo un problema qui. Dobbiamo scegliere solo tre gusti. Io scelgo quello originale, un classico di tutti i tempi. Ed io voglio provare quello ai frutti di bosco, un vero e proprio mix. La moneta sceglierà l'ultimo. Testa per coca, croce per lampone. Susan, ascoltami, dobbiamo scegliere Coca-Cola. Non c'è bisogno di ipnotizzarmi, scegliamo quella che ti piace di più. Wow, avremo quasi 6 metri di gomma da masticare in una sola confezione. È tantissima! Ragazzi, preparatevi per il fantastico finale. Non essere triste, sarà il mio modello per il distributore, andiamo! Ragazzi, guardate qui, sembrano proprio uguali, vero? Sammy, sei stato grande! Non vedo l'ora di testare come funzionerà il distributore! Voglio assaggiare quella bontà di bacche, cola e fragole! Spero che lascerai un morso anche a me! Il primo meccanismo è pronto a metà! Ha già un motore per la bobina, ma abbiamo bisogno di un'altra cosa! Infermiere, pulsante! Ecco fatto, dottoressa! Ho preparato diversi colori per ogni bobina! Fantastico! Questo lo mettiamo qui! E adesso viene la parte difficile! Sì, collegare i fili! Ragazzi, avete bisogno di un assistente per farlo? Chiedete sempre a un adulto? Dal momento che è molto probabile che abbiamo una certa esperienza in questo campo, intendo? E un po' d'aria calda ci aiuterà a sistemarlo. L'operazione è fatta, grazie a tutti! Ragazzi, sapevate che posso viaggiare nel tempo? Venite con me! Accidenti, tempismo perfetto! Sì, questa parte è molto importante. Dobbiamo collegare tutti i meccanismi in un circuito elettrico, in questo modo. Ok, devo analizzare queste informazioni. Faremo lo stesso con i motori? Sì, quindi guardate e ripetete, ragazzi. E Sammy, mi serve un pezzo della tua, coda. Beh, gli slime sono meglio senza coda, comunque. Eccoci qui, arriva l'ultimo ingrediente. Sei sicura? Qualcuno potrebbe non essere d'accordo con te, Sue. Ok, allora abbiamo ancora due fasi.
attacchiamo il filo rosso al regolatore di velocità e lo fissiamo con un cacciavite. Quindi non vuoi lavorare con un regolatore di velocità, giusto? E che ne pensi di questo? Ok, la consulenza è finita. Su, lavoriamo. Ehi, anche i cavi hanno i loro problemi. Sembra che non abbiano più problemi adesso. Almeno ho dei giocattoli di peluche per i miei giochi psicologici. Per ultimo mettiamo la batteria. Un pezzo fondamentale, niente funziona senza. Visto che tutti i fili sono attaccati al regolatore, anche la batteria dovrebbe esserlo. Eccomi una fabbrica dove tutte le parti del meccanismo lavorano insieme. E questa cosa va nell'apertura più bassa, qui. È ora di fare qualche foto dal backstage. Sio, mostra questo pezzo dall'altro lato. Eccolo! 1, 2, 3! Wow, non ci posso credere, è fantastico, grazie! Ragazzi, restate con noi, il servizio fotografico è finito, ma la creazione ancora no! Questo pezzo è così lungo! Perché avvolgerà tutta la macchina, Sammy! Non è lungo come il nastro Ubba Bubba, però! Potremmo provare a creare qualcosa con un nastro di gomma da masticare. Che ne pensi? Oh, potremmo inventare una nuova linea di abbigliamento, vestiti gommosi. Sembra una follia. Ragazzi, usereste un distributore di gomme da masticare voi? Dateci un pollice in su se lo fareste. La mia collezione di moda Bubblegum ha bisogno del vostro aiuto. Ti darei il mio voto, Sammy. Ma non dimenticare il progetto mentre lanci il tuo movimento. A proposito, abbiamo quasi fatto. Lo attaccheremo tutto intorno. Ah, dai! Non ha funzionato. Immagino che il cartone sia più utile in altri casi. Aggiungiamo con cura altra colla per fissare il retro. Sembra che tu stia decorando una torta. Oggi tutto è associato alla cucina. Sì, penso che dovremmo mettere dei piccoli cerchi sui lati. Allora prima raccogliamo tutti gli ingredienti. Ci servono alcuni pezzi di cartone e vernice viola. Una mossa magica ed ecco nuovi pezzi decorativi. Ah? Che mi sono perso? Oh no, ho bisogno di tagliare il cartone velocemente! Ecco qui, tutti i pezzi sono al loro posto. No, ancora no! Senza queste strisce il dispenser non assomiglierà a quell'originale! Woo! Sta calmo, Sam, fai un respiro profondo, possiamo rimediare subito. Ne ho tagliato abbastanza? Vediamo, incolleremo questi pezzi sulla parte superiore e inferiore, così. Davanti e dietro... Oh, ma è una meraviglia! Sei soddisfatto adesso? Assolutamente! Lascia, Susie! Oh, oh, il distributore vuole scappare! Fermo, fermo! Ci serve un supporto adesso! Sapevo di aver passato tanto tempo con i pacchetti Ubba Bubba per una ragione. Grande, Sammy! Credo che questo sia un supporto, giusto? Perché è blu? Per il colore, beh, è una storia lunga. Il mio intuito ti troverà, viola, ti troverò! Oh, blu! Va bene, forse è il destino da slime che mi guida, ok? Questo colore si abbina perfettamente al viola. Voglio dire, era la mia intenzione fin dall'inizio! Ecco il primo supporto. Ed ecco il secondo. Il supporto è fatto. Mettiamo il distributore. Sammy, hai bisogno del mio aiuto? Ce l'ho fatta, grazie! Farei meglio a prendere 10 piccoli pacchetti la prossima volta. Ragazzi, è tutto pronto per il test. Siete pronti? Andiamo! Ok, Chef Sam, sei pronto per la prima prova d'assaggio? Certo! Ho anche messo i miei baffi da festa per questo! Allora prova questo mix di fragole, coca e bacche! Oh, prima la fragola, troppo banale! Che ne dici di questo? Prima il gusto cola, poi quello originale e poi il mix di bacche! Approvato! Questa ricetta cambierà il mondo! Ragazzi, vi è piaciuta questa creazione? Dateci un pollice in su e create le vostre ricette insieme a noi! Non dimenticate di iscrivervi, ci vediamo!